Benvenuti cari amici al consueto appuntamento annuale col nostro bel Lago Maggiore. Quest'anno si parlerà di ciò che ci portiamo avanti e ciò che ci porta avanti. Due cose che una ce la ritroviamo e un'altra è quella che ci porta avanti invece. È come se a una ci stessimo dietro, a una ci stessimo davanti. È così. Allora certo, si è parlato tantissime volte del cambiamento. Aspettate un attimo, scettici o non scettici, credere o non credere, è naturale che c'è qualcosa che ci porta a ritenere che qualcosa debba cambiare in meglio. Allora, tutta questa trasformazione, un cambiamento in meglio. E parleremo di discorsi sociali, di io sono su un carrello che si mette sulle navi, lo piazzano qua, ho avuto tempo adesso la sera, perché sono già le 7 di sera, sono le 19, 14 agosto 2014, ore 19, vabbè, qualche minuto prima del 19, 18.55, proprio per essere preciso. E questo è il nostro bel Lago Maggiore. Parleremo di temi sociali, quindi, non solo di astronomia, di temi sociali. E questi temi sociali si abbineranno naturalmente al fattore astronomico, perché i temi sociali, famiglia, lavoro e vita e la casa, ciò che di cui abbiamo bisogno, come quell'app che si è messa proprio dietro dove stiamo filmando, anche lei avrà bisogno di una casa. Ci sono delle cose che comunque appartengono alla nostra vita, casa, lavoro, famiglia, in tutti i sensi, in tutti i modi, perché poi ci sono varie situazioni, ne parleremo. Abbiamo in pratica tutto il mese di agosto, se ci sarà bisogno, ci tratteremo fino a settembre, quindi voi avrete questo video tra qualche settimana, abbiate un attimo di pazienza. E siamo qui sul Lago Maggiore. Tanto ve la faccio vedere, perché ci crederete, comunque siamo qui sul Lago Maggiore. Non era un rullo dei tamburi, era il pontile. Eccolo qui. Siamo a Luino, provincia di Varese. E ho pensato di filmare da qui, dove c'è l'attracco dei battelli, che è un posto senza rumori del traffico delle automobili, pur con tutto rispetto per chi si deve spostare. Anch'io vengo qui col pullman e è un discorso lungo. Comunque, bellissimo, pontile. E lì continua il nostro bel lago, il Lago Maggiore, provincia di Varese. Noi vediamo sempre dalla parte del Piemonte, noi stiamo qua in Lombardia e vediamo dalla parte piemontese. Temi sociali, temi di qualcosa che deve cambiare, che deve fruttare, la nostra vita che deve fruttare. Ecco qua. Quindi dicevamo, la famiglia. Come ruolo sociale la famiglia ci vuole, perché non per forza perché ci deve essere questa famiglia, è perché
è un qualcosa il frutto nostro, ma nel senso proprio di tutta la famiglia, è un qualcosa che dobbiamo avere perché è qualcosa che ci porta avanti a livello sentimentale, da lì parte tutto. E quindi il diritto alla famiglia, il diritto alla casa, perché adesso perché è bello, siamo fuori casa, perché è bello, poi c'è la tempesta, le cose come dappertutto. Allora, se si può avere un tetto sotto cui stare, se questo tetto ce l'abbiamo anche domani, è un'ottima cosa, e è un diritto perché dobbiamo dormire sotto un tetto, possibilmente. Il lavoro semplicemente è perché ci permette di campare. Se no, quando non c'è niente per comprare un po' di pane, un po' di roba, allora ci si lamenta. Allora, naturalmente sarebbe bello che tutti saremmo fratelli. Se fossimo tutti fratelli non ci sarebbe più bisogno di comprare e vendere, perché saremmo tutti in una sola famiglia dove i conti non si fanno. Questo sarebbe il futuro più bello che potrebbe esserci. E questi temi importantissimi. La vita si suddivide nel dare e nell'avere, nel donare e nel ricevere. Per questo, analizzando le varie tre cose, lavoro, casa, famiglia, ecco che il lavoro è un dare e un ricevere. La casa è un ricevere. Ricevere la famiglia. La famiglia è il pilastro portante proprio dell'economia, allora tutto si ritorna. Ecco che se non si valorizza la famiglia, quindi un'unione di più persone, questa è la famiglia, un'unione di più persone che vivono insieme, come una simbiosi. E così prendono le stesse idee, le stesse modi di fare, proprio si avvalorizzano dell'unità del tutto insieme, del tutt'uno, della società, e valorizzano la società stessa. Ecco che senza un pilastro portante della famiglia, ecco che non si valorizza tutto il resto. È da intendere proprio come una società che si organizza, ma a livello familiare, in famiglia. Se fossimo e siamo una stessa famiglia, unita, non dovendo fare di conto, sarebbe per noi normalissimo dare e avere, donare e ricevere. Ecco che invece la società è strutturata sul poter dare meno possibile e poter volere il più possibile. Dare il meno possibile, volere il più possibile. Ciò fa sì che ogni tanto ci siano questi tracolli, crisi, deflazione, tutto ciò. E poi anche di peggio, tutto ciò che la cronaca ci insegna. Allora ecco una famiglia unita, dare e ricevere propizio, come una cosa che ci si sente di dare appunto e ricevere. Questa è la grande differenza, mentre invece la società è purtroppo strutturata non volendo, perché è stato un fatto fisiologico di struttura, una struttura fisiologica che ha voluto vedere gli altri come avversari, come concorrenti, e dare il meno possibile, volendo, a volte addirittura pretendendo il più possibile. E ciò ha creato delle situazioni molto particolari.
La famiglia quindi, cos'è la famiglia? Un'unione di più persone che vivono sotto uno stesso tetto. Questo tetto denominato casa, appunto, una casa, un diritto, semplicemente per avere un riparo, e da lì poi la vita continua, perché cioè, da lì possono nascere le cose belle. Se metti le cose belle davanti, possono nascere cose belle. Se metti le cose brutte davanti, sarà più difficile. Allora ecco casa come diritto, diritto per tutti, inalienabile. E così dovrebbe essere veramente. Quindi slegata da un contesto, io più, io meno, ci dovrebbero essere dei fattori di partenza, veramente di partenza, per dire io metto su famiglia, io faccio qualcosa. E siccome il pilastro di partenza della società stessa, la famiglia, ecco che non si può lenire, disturbare proprio questo assetto per far sì che possa dare frutto e da qui far partire tutto ciò che c'è da far partire. Altrimenti, se già dalla famiglia non si crea il contesto giusto, è naturale che poi si va in recessione, deflazione e tutto quanto. Il giusto contesto per ogni parte di cosa. Sto bel lago maggiore, siamo sempre qua al nostro bel lago maggiore, ancora presto. Io sto facendo queste giornate d'agosto 2014, ci impegniamo a fare dei video sociali e poi naturalmente qualcosa produrranno. Gennaro Gelmini. L'azione che qui si deve svolgere per il bene della società è mettere appunto al centro la famiglia come diritto principale dell'umanità, la famiglia di poche persone assieme, come generalmente tutti noi insieme. Su questa unione sociale, una coesione sociale, è proprio vero che l'unione fa la forza quando appunto però c'è una coesione, tutti rivolti a qualcosa di buono, uno scopo buono per la società stessa. Quindi la società che aiuta la società, la famiglia che aiuta la famiglia. E in tutto ciò il cambiamento. Il
cambiamento che non significa per forza credere al cambiamento, ma tanto significa dover palesare il cambiamento, render conto del cambiamento che avviene, di qualcosa che cambia. Sulla Terra viviamo una serie di eventi, che siano di carattere umano, che siano di carattere fisico, terrestre, eventi vari, io spesso li ricollego a situazioni astronomiche, e comunque il cambiamento, come vedete, è anche umano. Allora, palesare la cosa per un cambiamento radicale, ma come? In che senso? Per la società, per il bene di tutti, per la famiglia. Io anche quando mi rivolgo a situazioni astronomiche, conosciamo bene quando divulgo del pianeta Nibiru, l'attrazione gravitazionale che provoca sulla Terra, sui pianeti del Sistema Solare, sul Sole stesso, i flare solari e tutto quanto. Ecco, poi c'è questo cambiamento, però bisogna anche vedere il lato positivo a livello proprio sociale. Mettere quindi al centro la famiglia come un pilastro portante, pure in questo periodo che, seppure è una bella giornata di sole, viviamo alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, e così nel mondo c'è stato questo aumento. Però mettere al centro la famiglia per il cambiamento, ecco il tema sociale, Gennaro Gelmini. Quello sulla destra è l'imbarcadero dal quale abbiamo filmato. Grazie per la visione a tutti. Ecco l'imbarcadero. Noi siamo qui all'imbarcadero di Luino, dei Battelli.